È caldissimo! È troppo caldo! Si muore qua dentro! Secondo me avremo tutte fire! Le fire! On fire! Che rifletteranno la luce. Sapete che cosa ci sarebbe? Ombra, bibita fresca e un bel film. L'hai detto. Spaceback. Shalotto. Riverenzio a tutta la valle spaziale! Ciao, come state? Ciao! Bentornati, ciao! Volete sapere qual è il nostro film preferito? No, allora, arrivederenze! È vero, magari lo vogliono sapere. Ma è il bello di essere di creator su YouTube. La gente guarda quello che tu vuoi che guardi. Esatto. Quindi li posso influenzare. Sì, ma sì, no, possono chiuderlo questo video. Però anche il video voglio. Si chiama Viva le mozzarelle, si chiamerà il film preferito. Quindi se uno clicca si presume che sia interessato all'argomento, che appunto è quali sono i nostri film preferiti. Lo abbiamo già fatto sulle serie e ci sta parlando anche sui film. L'avete chiesto voi. Mi sembra giusto. Poi l'hanno chiesto loro, in effetti. Io non lo voglio dire. Perché? Perché è un porno. Non ce l'hai. Non ce l'hai? Dario, scusate, avevo bisogno per il freddo di scaldarti la faccia. Aspetta, però, io quando ho pensato al mio film preferito, ho pensato anche nella mia infanzia quale fosse il film che ho guardato più spesso. E io penso che per tutti, ma proprio per tutti, Biancaneve, Sette Nani. No, ma perché? Ma parla per te. Ma Biancaneve, Sette Nani era la storia perfetta. Sai che a me non piaceva da piccolo. Ma come è una di quelle della Disney che mi piacciono meno. Te non avresti voluto vivere nella casa dei nani? No, ma cosa con tutti gli uccellini che ti fanno, ti puliscono i piatti, le tazzine? Ma metteva ansia la regina. Secondo me bisogna già mettere un criterio, perché se mi tiri fuori Biancaneve, allora di che quelli per me sono film cartoni, film d'animazione. Valgono? Certo, cioè, quindi posso sparare anche alla ricerca di Nemo. Sì, certo, gran filmone. Ah, ok, ok. No, perché giusto sapere, Nicolas, partiamo da te. Nicolas, qual è un bel film per te, un più tuo film preferito? Io non ho, io ne ho scelti 7. No, sai di questi 7 quanti ne dirai? 0. Vai tonno. Allora, il mio film preferito. No, dai, no, dai, allora no. Nick, 1. Io aspetta, Nicola, sai la faccia fuori dal video. Cacchio. Devi venire più qua. 3. Ragazzi, come facciamo? 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Adesso molto meglio, Sono sprofondato. Vai, Mick. Vi faccio una carrellata o cosa vi no, faccio? No, 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 dici uno. Uno, dai. Bene, allora parto con... No, parto. Non parti, uno. Devi dire uno. No, bene, un film che guardavo sempre quando ero piccolo. Vai. Una settimana da Dio. Ah, ah, quanto era cioè, bello. Cioè, allora, tu ci stai dicendo il tuo bello, film preferito. Che è, bello, è il film della mia infanzia. Io lo guardavo almeno una volta. Il signore Jim era alle stelle. Non stiamo dicendo qual è il film migliore per te. No, no. Preferito. Quindi significa che è il film migliore per te. No, sì, no. È il film che ti piace di più. Preferito. Ti piace a dirne uno solo. Migliore o diverso? Migliore per te. Ti piace io dico quello è il film migliore che hanno fatto. È il film utopico. Allora te le recidi troppo. Una no. settimana da Dio. Non è il mio film preferito. Ma l'hai detto. Ma l'hai detto. È tra i miei film. Ah, tra i miei. Beh, vabbè, tra i suoi. Ma perché magari lo collega a un periodo particolare. Sai, ci sono quelle cose. A tutti i sensi. A religione a scuola. Sì, sì. A religione. No, è vero. Totalmente anti. Ma scusa, una suora. Non esce la scimmia. L'ha fatto vedere la suora. Vabbè, ha capito la suora. Secondo me no. Suora, stai sveglia, Aveva scritto su Google film con Dio. Film belli Dio, ha scritto. È strano perché anch'io lo guardavo tantissimo. Con le suore. Cioè, avevo il DVD e lo guardavo a ripetizione. Però un sacco di ma sì, quando però, lui divide le acque nel scusate, Frank che guarda una settimana da Dio, cioè è come Michael Jordan che guarda la storia dell'NBA, cioè nel senso è un po' strano guardare se stessi, non è un po' strano. Come cosa si prova? Beh, avrà controllato la performance di ha detto di Jim? Cioè, no, era lì che guardavo Freeman, Morgan Freeman. Per capire se lo interpretava bene. Com'è? Ma no, esatto, infatti guardavo e dicevo qua è tutto sbagliato. Ma io ho un po' paura di dirvi questo film perché a me piace tantissimo, ma so che subito scatta la presa in giro perché io allora, assomiglio un po' al protagonista. Forrest Gump. Sì, è bello. Bel film.
Ma è bellissimo perché parla della vita di un uomo semplice come sono io, che però arriva praticamente a fare un sacco di esperienze grazie alla sua semplicità e al fatto che corre. Corre Forrest! No, Forrest Gump è bellissimo, mi piace troppo. Poi il momento con Buba. Esatto. Quindi con Buba. Diciamo che ti fa avere un po' di speranza. Sì, mi fa avere un po' di speranza. Ho provato anche a correre nella vita, però sì, non è andata bene. Non riesci. No, già nessuno mi segue. Non l'ho mai visto. Come non l'hai mai visto? Come non l'hai mai visto? Dario! Non l'ho mai visto. E qual è il tuo film preferito allora? Il mio film preferito, che è una domanda a cui non so rispondere. Tra l'altro, se posso dire una cosa, io sto facendo un corso di sceneggiatura e mi chiedono spesso, quando vengono i professori a parlare, a fare le lezioni, qual è il tuo film preferito? Allora, quelli intorno a me tirano fuori: ma a me piace molto il cinema felliniano con l'impostazione. Che è una morte. Sapete io cosa dico? Shutter Island. Beh, DiCaprio al top, Scorsese. Però quello è un gran film, quindi sì, se io dovessi dire il mio film preferito, direi Shutter Island, perché a parte che il finale è clamoroso, cioè quella roba, preferiresti vivere come un mostro o morire da persona per bene. Ma quando l'hai detto al corso di sceneggiatura, cosa hanno fatto? Mi hanno linciato, però no, sai, quando hai di fianco gente che ti tira fuori il cliente Bill Wilder. Ma, sì, ma posso dire una cosa? Cioè, tutti quelli che si aggrappano al cinema di una volta, perché vogliono fare un po' essa cosa. Sono d'accordo, ok. Sì, no, perché alla fine va bene, può essere bello quanto ti pare, ma non sarà mai coinvolgente come il cinema di adesso. Non avevano neanche i colori, diglielo! Ma cosa stai dicendo? Sono senza età. Quindi sono senza età, non è vero, perché se ti metti davanti, al gatto pardo e ti giuro. Ma non dico che c'erano anche dei film brutti, però i film brutti ci possono essere ora come una volta. Sono delle belle storie. È uguale. Sono estetiche diverse. Ora magari hai estetiche diverse e hai possibilità di avere budget giganteschi che prima non potevi avere. Quindi ma quello che conta comunque è anche l'idea dietro il film. Però che c'era sia una volta. Ok, ma le idee dietro al film ci sono anche adesso. Però il cinema di oggi è tutt'altro. Diciamo che nell'ambiente sceneggiatura, cosa così, fa molto figo dire il cinema vecchio. Ma specchiato. Ma Nick sa un po' di quei fighetti lì. Ma va. Vabbè, insomma, è così. Quindi Shutter Island, bel film. Però posso dire che Leonardo era molto più carino quando faceva Titanic. Era veramente uno gnocco. Quanto era gnocco anche in Prova a prendermi con ma quando era giovane, poi ha incominciato a mangiare male, non so cosa gli sia successo. Ma no, cosa male? Ha cominciato a mangiare male. Ma non Day of Eating di Leonardo DiCaprio. Esatto. Beh, a un certo punto è ingrassato un bel po'. Adesso è la sua età. Ragazzi, quello è lo stress di Hollywood. Ma poi è normale, è sempre bello, sempre bello andare al ristorante tutti i giorni. Io un po' per Leonardo DiCaprio potrei essere gay. No, no, ma anch'io, sempre detto. Io no. Poi è anche una brava persona Leonardo DiCaprio. Si interessa l'ambiente. È un grande, viva. Vuoi venire a fare un salotto? Leonardo DiCaprio è il mio attore preferito da sempre. Ho visto tutti i film da quando ha iniziato a recitare. Fighissimo. Tuo film preferito? No, non voglio dirlo. Dai, succede a vedere un trailer. No, allora, secondo me il tuo è o Scary Movie qualcosa o American Pie. No, non del genere. No, secondo me American Pie è anche un zalone. No. Natalia New York. Ma smettete. Scusa, vai. Allora, a me il mio film preferito mi verrà in mente una volta finito il salotto, sicuro. Ma per ora? Un film che però mi viene sempre in mente quando mi chiedono qual è uno dei tuoi film preferiti è The Road. Non so perché. Quello con Viggo Mortensen. Tutto basato sul rapporto padre-figlio, situazione post-apocalittica e sopravvivenza in un mondo post-apocalittico. Che tristezza. No, invece tutto questo rapporto un po' di protezione e amore con il padre-figlio. Dovete sapere che in realtà è suo figlio, sì. Mi pare di sì. Non lo so. Magari mi sbaglio, infatti vedete. Dovete sapere che in realtà Cesare vorrebbe vivere quella situazione, cioè vorrebbe essere il protagonista, tutta l'umanità che va a puttane. Io sono affascinatissimo. Sarebbe bellissimo avere un'invasione zombie. Moriresti subito. Io sì, sicuro. Vabbè, ma mi affascina. E poi c'è anche tutto il tema del cannibalismo. Puoi risolvere la cosa dicendo che ti piace American Pie. Allora, poi dico About Time. Bello About Time. Bellino. Questione di tempo. C'è un po' di romanticismo. L'ha visto Dario, mi sa, la settimana scorsa. About Time. Sì. Io ho guardato solo About Nels la settimana scorsa. Bravo, piace. Ma di che anno è? Cosa? Quel film di Viggo Mortensen. Vecchio. 2009. Ma se l'hai guardato qualcuno? Io sì. Io mi sono sempre chiesto, ma Viggo Mortensen non era per Il Signore degli Anelli? Degli Agnelli. Lui faceva un sacco di film. Ha fatto anche La promessa dell'assassino. La promessa dell'assassino, è vero, bellissimo. Ma Frank, qual è il tuo film preferito? Ah, siamo già qui. Allora, non ve lo dirò, ma ve ne dico un altro. Ma perché? Perché non ci dici? Perché non ce lo dici? No, perché non ce lo dici. Perché è un Teme il linciaggio. La passione. Non l'ho mai visto. La passione di Frank. Teme il giudizio. Perché è il mio film preferito, anche frutto del fatto che deriva da un libro e quindi non...
Harry Potter? No. Biancaneve sotto il Signore degli Anelli? Esatto, quindi non... Ah, vabbè, però non è un film. Puoi dirlo, scusa. Non è un film. No, ragazzi, il Signore degli Anelli... Nel senso che è così bello perché c'è un libro incredibile. Beh, però dai, è fatto anche molto bene. Ma vabbè, sono anche un sacco di film. È una trilogia, così. Sono tanti. Ok, però preferisco dire Gli Intoccabili, che è un film che ho visto una marea di volte. Sei solo chiacchiere distintivo, chiacchiere distintivo! Io non l'ho mai visto. Come non l'hai mai visto? Sei solo chiacchiere distintivo! C'è tutta la storia di come hanno catturato Al Capone. Bello. L'interpretazione di Sean Connery bellissimo, molto bella. Bellissimo. Veramente bella. Ma poi lui è bello, eh. Colonna bello. Sonora di Ennio Morricone. Parlando di... Ah, quindi qui nessuno che adora Fellini, nessuno veramente... Mai Fellino. Visto un film di Fellini. Manco io. Io più magari cosa, come si chiama? Chi? L'altro. Moretti. No, quello... Sorrentino. Della grande... Sorrentino, grande bellezza. Ah, ecco, domanda. Grande bellezza, domanda, attenzione, molto. Domanda che divide il mondo a metà. Domanda che divide il mondo a metà. Per voi, visto che Nick non ha visto. Sorrentino. Io l'ho visto. La grande bellezza l'hai visto? Sì. L'abbiamo visto tutti? Io non l'ho visto. No, mai visto. Film. Non l'ho visto. Ah, perché è una cosa che divide. Allora lo chiedo a voi. Grande bellezza, piaciuto o non piaciuto? Sorrentino, sì oppure no? Perché questa è una roba che divide. Cioè, sì. C'è chi lo ama follemente. È un film che ha vinto cose, vero? A me piace. Secondo me Sorrentino è veramente tanto sopra le righe. Sopravvalutato. Sopra le righe e sopravvalutato. Ma aspetta, ma è quello che ha fatto la pubblicità del Martini? Sì. Bellissima la pubblicità del Martini, l'ho vista, sei un grande. Quella mi è piaciuta perché ci ha messo la gnocca lì un po' bravo. Pubblicità, dai. Sorrentino secondo me è bravissimo sia come scrittore che come regista di film. Non lo so. Che scrive anche dei grandi libri. Però volevo vedere La giovinezza degli La giovinezza? Youth. Che cos'è? Youth. È l'ultimo film che è uscito. Ah, ok, ok. Ma anche Fabio Volo ha fatto dei film. Sì. Ma è a livello di Sorrentino? Se vuoi venire in un nostro salotto sei invitato. Fabione! Ciao Fabione! Ciao Fabione! Diteci qual è il vostro film preferito qui sotto nei commenti. Io ne ho altri sei. Ma no, vi faccio la mia lista adesso. Vi faccio la mia lista. Allora, veloce, Ha preso delle robe. Senza tagli. Allora, Midnight in Paris, stupendo. Bello. Hair. Film romantico più bello in assoluto. Romantico, Sì, dai. Cacchio. Si innamora di un androide. Vai avanti, no spoiler. Inception. Bello. Bellissimo. Drive. Bello. Con Massimo lui. Quello di La La Land. No, c'è Ryan Gosling. Ryan Gosling. Pulp Fiction. A me non piace per niente. Bello. E Whiplash. Bellissimo. Tipo 7 volte. Anch'io cacchio Whiplash. Vedete, è impossibile scegliere un unico film preferito. Whiplash è... Ma non è vero, dai, ti insegna il sacrificio. L'attore è quello di Amazon, l'abbiamo anche messo in un video. Arriverenze! Arriverenze! Che io non ho detto i miei! È vero! No! Ma cosa, te l'abbiamo chiesto a un certo punto? Lo saprete su Instagram. Nelson non l'ha detto. Però ed è fuggito. Gira voce che lo dica su Instagram nelle storie. Quindi se vi interessa andate su Instagram nelle storie. Valle spaziale. Bella, bella Chicchi, bella Il mio film preferito Il mio film preferito è Bic che si fa mettere super in culo.